Ciao Donine, questa è la mia terza collaborazione con la mia amica virtuale Miss Creamy Creamy, che si chiama Daniela, ovviamente ha un canale YouTube e vi metterò il link qua sotto. In questa serie di video noi abbiamo pensato di utilizzare sempre un prodotto per farvi vedere un trucco completo utilizzando un prodotto. Abbiamo già fatto un video in quale abbiamo utilizzato solo una matita oppure una matita eyeliner, oppure in caso mio ho utilizzato gli eyeliner in gel, poi un video dove abbiamo utilizzato solo il blush per l'intero viso, e oggi abbiamo utilizzato un prodotto che forse è il prodotto che è il più richiesto e il più facile da reperire per tutte le ragazze, anche quelle più giovanissime, ed è un prodotto che attira subito l'attenzione perché quasi tutti lo vogliono avere, ed è un Allover della Essence, della linea Sun Club. Io so che ci sono due tipi, uno che è uscito quest'anno se non sbaglio e uno che aveva forse più colorazioni ed erano più fini, che faceva parte dell'anno scorso. Si trovano ancora in commercio entrambi. Io ho preso questo qui che ho trovato nel mio punto vendita Essence, ed è un Allover per le bionde. Se tutto è andato liscio come ci siamo messi d'accordo con Daniela, lei avrebbe dovuto prendere quello per le more, e ha questi bellissimi colori all'interno, tutti i colori perlatissimi, con delle iridescenze che vanno sull'oro, sul rame, sul marrone eccetera. Io ho la fortuna di avere anche un bel illuminante che mi crea tridimensionalità al mio trucco, che ho utilizzato solo questo per esempio per fare le labbra. E niente, spero che questa serie di video vi diverte, spero che avete trovato dei spunti molto positivi. A me questa collaborazione mi è piaciuta veramente in modo particolare perché Daniela, io ho già detto nello scorso video, ma è una ragazza veramente a modo, è molto gentile, non è una ragazza che ti pressa, è una ragazza piena di idee. Anche il suo modo di scrivermi nel privato, l'email, è una ragazza molto molto solare, non ti dice niente di più e niente di meno, è una persona veramente carina. Ragazzi, io non so se ci rendiamo conto che nella mia intro e tutto il video ho ancora i capelli giallo canarino. E lo sapete perché? Io ve lo dico perché. Perché la signora Daniela mi ha detto contiamo con le magie e giriamo il video sull'Allover della Essence. Allora cosa ho fatto? Io sono uscita dal lavoro e ovviamente con dedizione sono corsa nell'OVS, sì, l'ho preso l'OVS, sì, e ho comprato l'Allover della Essence all'OVS. Sono andata a casa, ho girato il video, ho mandato le fotografie a Daniela, ho convertito il video e sto aspettando ovviamente le foto che mi manda anche lei, così le inserisco nel mio video. Daniela sparisce, proprio per magia, e poi non si fa più sentire. Passano mesi, i miei capelli acquisiscono un altro colore, io cresco, divento più vecchia, eccetera, eccetera, e allora decidiamo di editare questo video. Quindi, Daniela, io non gioco più con te, almeno per un giorno. Vedi un po'. Ciao! Allora, partirò come sempre applicando una base per l'ombretto. In questo caso riutilizzerò la base che sto utilizzando ultimamente, quella della Virtual, e la stenderò su tutta la palpebra mobile e fissa, che ovviamente garantirà la tenuta dei miei ombretti applicati successivamente. Ovviamente, siccome ho preso questa palettina che sì, ha dei bellissimi colori perlescenti che danno sul marrone, sull'arancio, sul rame eccetera, però ovviamente non ha un colore che per me è veramente essenziale, che è il colore nero. Il colore nero creerà, come sempre, come già sappiamo, alla mia palpebra fissa e mobile, essendo non particolarmente definita, una maggiore profondità. Per questo utilizzerò un altro prodotto della Essence, purtroppo non è più in vendita, però ci sono le matite che sono sempre, ve le faccio vedere solo per cambiare, diciamo. Utilizzerò un Cajal che è stato proposto con la collezione Black and White l'anno scorso, e utilizzerò solamente la parte nera. Non andrò a stendere il colore in modo caotico, perché devo prendere sempre in considerazione la forma del mio occhio. Quindi innanzitutto mi do delle piccole linee guide, incorniciando il mio occhio sotto e sopra, e aiutandomi a sfumare il prodotto con il pennello, quindi non troppo prodotto, perché altrimenti levarlo sarà impossibile. Siccome è un trucco che deve, nella sua maggior nella maggior parte abbellire il nostro occhio. Io per il mio tipo di occhio, che è molto piccolo, non lo vado a chiudere in questa parte, perché altrimenti se lo incornicerò tutto ovviamente mi creerà una sorta di confine e quindi il mio occhio rimarrà sempre più stretto. Io invece lo lascerò con l'angolo interno scoperto, in questo caso l'occhio sarà leggermente più aperto. Poi dobbiamo incorniciare la nostra palpebra fissa, quindi io trovo il punto, questo qui, leggermente al di sopra della mia palpebra mobile, e ci vado ad applicare il colore nero, sempre con l'aiuto di un pennello, e lo sfumo verso l'interno. In questo caso andrò a riempirlo, solo che non lo andrò a riempire, come ho già detto, nel modo senza senso, lo riempirò in base al mio occhio, alla mia forma. Quindi prelevo un po' di prodotto con il pennello e comincio a delineare . Vediamo come già ho definito la forma del mio occhio. È molto simile a questo, solo che leggermente rimane senza colore, e andrò ad utilizzare verso l'angolo interno questo colore qui, il primo, dopo il bianco, e dopo in tutta la palpebra mobile questo colore ramato, che il colore ramato creerà il distacco con i miei occhi che vanno dal grigio all'azzurro e rimarranno ancora più intensi come colore. E poi vado con il colore più ramato e lo applico al centro e verso la fine della palpebra mobile. Ovviamente, per aiutarmi nelle sfumature che andrò a creare qui, il colore rame lo vado ad estendere leggermente al di sopra del disegno nero. Vediamo che, ovviamente, avendo fatto all'inizio questa sagoma con il Cajal, ma dandole tutte le dritte, io non sto lì tanto a pensare dove devo appoggiare il pennello, perché ho già tutte le linee guida pronte. Prendo il blending brush della ELF, della linea permanente, lo bagno leggermente con dell'acqua termale di Aven, proprio una punta leggerissima. Prendo il colore, questo qui più scuro, della palettina, e da bagnato vado ovviamente a lavorare meglio la parte che era più nera, quindi definire meglio questa parte qui. Adesso mi definisco alcuni punti luci, prendo un pennellino da ombretto del kit standard del Sigma, prendo il colore più chiaro con i riflessi dorati e lo vado ad applicare da asciutto sotto l'arcata sopraccigliare, fino ad arrivare fino al naso, così. Questo mi aiuta a dare la perlescenza allo smoky e in più ovviamente unisce tutte le sfumature che ho fatto prima. Poi prendo un pennellino piccolissimo a lingua di gatto, il numero 38 della Cinecittà, lo bagno e con lo stesso colore più chiaro vado a definire, solo che da bagnato è molto più intenso, la parte interna dell'occhio. Sembra quasi oro da bagnato. Pennellino con quello l'ho sfumato e vado a ridefinire semplicemente la riga sotto e la parte sopra sfumandola. Allora, posso anche appoggiare il Cajal e fare così, ma siccome io non voglio riempire completamente la mia parte interna, perché altrimenti a me il mio occhio piccolino già si chiude, preferisco rimanere proprio vicino all'attaccatura delle ciglia, non proprio all'interno, ma vicino all'attaccatura. Quindi la parte interna non la copro. Il trucco è pronto, applicherò delle ciglia finte e ritorno per il resto del viso. Allora, proseguiamo con il resto del viso. Siccome io sono molto bianca, anzi il fondotinta che ho utilizzato oggi, portando, diciamo, definendolo questo un trucco da sera e portando un collo alto, l'ho utilizzato un tono più scuro, leggermente più beige rispetto alla mia pelle molto rosa, e ovviamente questo colore qui risulterebbe molto aggressivo sulla mia pelle, proprio come una chiazza mattone, quindi io prenderò questi colori più chiari, i due, e li vado ad applicare in modo molto soffice sugli zigomi. E, prenderò questo colore più chiaro e lo applicherò proprio qui. Chi ha pochi zigomi, non come che io ce n'ho tante, può applicare direttamente su tutto lo zigomo, ma questo creerebbe effetto bombatura. Io ho già le guance molto bombate, in più ho la pelle molto mista, quindi devo stare attenta perché la pallescenza potrebbe sembrare anche un po' il colore grasso. Allora io lo applico proprio solo qui, dove non rischio di avere né il lucido della pelle e non rischio di cambiare la forma ai miei zigomi, che sono già tanto definiti. Lo applico con un po' il polpastrello e lo sfumo. Come rossetto, invece di prendere, spolverizzare e mischiarlo a un gloss, faccio diversamente. Cercherò di dare leggermente un po' di volume alle mie labbra, quindi prendo il colore più chiaro e con un pennello lo vado ad applicare direttamente sulle labbra. Così. E quando lo applicherò sopra cercherò di tenermi leggermente al di sopra in questi punti qui, che mi daranno questo effetto bombatura. Mi allontano. Quello della MAC me lo verso un po' sulla mano e lo applico al di sopra questo ombretto che ho applicato.